Bentornati sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì, anche oggi sono qui con voi e vi racconterò una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Oggi, amici, parleremo di un caso particolare, perché questo sarà un altro caso in collaborazione con la famiglia della vittima. Il primo che ho fatto, molti di voi l'avrete visto, è stato quello sulla sparizione di Alessio Gaspari. Se non l'avete visto, vi lascio il link. E sono davvero emozionata di poterne fare un altro perché per me è un grande orgoglio e privilegio poter sfruttare questa piattaforma e il seguito che ho per una buona causa, per poter dare voce alle famiglie delle vittime. Questo caso, come noterete quando sentirete la storia, ha una grande ed inquietante somiglianza con il caso di Sissi Trovato Mazza, caso in cui una giovane agente di polizia penitenziaria è stata trovata misteriosamente morta in un ascensore di un ospedale, colpita da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola d'ordinanza. E nonostante le numerosissime incongruenze, tutti si affrettavano a voler chiudere il caso e ad archiviarlo inspiegabilmente come suicidio. Se non avete visto anche questo video, vi lascio anche di questo il link. Dopo aver fatto quel video, sono stata contattata dalla famiglia di Sissi, dal papà Salvatore, con cui ho fatto una lunghissima chiacchierata al telefono, che dire che sia stata emozionante è davvero dire poco. Sono anche stata contattata da una persona che era molto vicina a Sissi ed è stata proprio lei a mettermi in contatto con la mamma di Fausto, la signora Maria Angela Placanica. E insieme a lei oggi vi racconterò un'altra storia di ingiustizia, un'altra storia piena di incongruenze, domande, tante domande a cui nessuno sembra voler dare delle risposte. La somiglianza tra i due casi, vedrete, è davvero assurda perché sia Fausto che Sissi erano nelle forze dell'ordine, Fausto era un carabiniere. Entrambi sono stati trovati senza vita, tutti e due colpiti dalla loro stessa pistola d'ordinanza. Entrambi i casi sono stati archiviati come suicidio, o perlomeno ci hanno provato, e infine entrambe queste tragedie sono accadute nel 2016. Ve lo dico già dall'inizio del video per correttezza, ho deciso che se YouTube farà il bravo e deciderà di monetizzare questo video, donerò tutto il ricavato alla famiglia di Fausto che ha dovuto e deve ancora sostenere davvero tantissime spese tra indagini, legali, analisi e test che hanno dovuto pagare di tasca propria, spese che purtroppo sono davvero altissime, quindi sento che questo è il minimo che io possa fare. Di conseguenza, ripeto, se YouTube deciderà di monetizzare il video, inserirò qualche pubblicità in più rispetto al solito. So che la pubblicità nei video vi annoia sempre un po', ma questa volta è per una buona causa, quindi vi chiedo di essere pazienti. E vi lascio anche, se volete, i dati e l'indirizzo per fare delle donazioni a Mariangela nel caso in cui appunto vogliate anche una donazione piccolissima, anche di 1 euro. Chiaramente non sentitevi obbligati a farla, fatelo solo se ne avete la possibilità, ma siamo davvero tantissimi su questi video, quindi se anche solo donaste 1 euro per la famiglia di Fausto farebbe davvero la differenza. Infine, ultima cosa che vi chiedo prima di cominciare con la storia, come al solito vi ricordo che probabilmente la famiglia di Fausto leggerà i vostri commenti, quindi siate extra gentili, so che il 99% di voi lo è già, ma come sempre e come sapete c'è sempre qualcuno che non ha nulla di carino da scrivere, ma ci tiene a scriverlo lo stesso. Io ormai sono abituata ai commenti antipatici, ma la famiglia di Fausto probabilmente no, e comunque non ha sicuramente bisogno di questo genere di negatività, quindi ve lo chiedo per piacere. Pensateci 1000 volte prima di lasciarmi un commento. Siete ovviamente liberi di esprimere la vostra opinione, ma fatelo nel modo più rispettoso possibile. Mettetevi nei panni di chi lo legge, di chi ha perso un figlio, di chi sta soffrendo. Allenate l'empatia, come dico sempre, e piuttosto
Per questa volta non scrivete niente. Ora ho finito con le mie mille premesse, cominciamo con la storia di oggi. Fausto Dardanelli nasce il 13 gennaio del 1982 ed è il più piccolo di tre fratelli. I suoi genitori sono Mariangela, che vedremo a breve in questo video, e Giuseppe Dardanelli. Fausto nasce e cresce a Reggio Calabria e vive una vita serena. Cresce in questa famiglia sana, circondato dall'affetto dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Fausto è cresciuto sempre allegro, pieno di amici, ha frequentato normalmente le scuole, ha avuto sempre tanti compagni, era un tipo allegro, sempre dalla battuta pronta, un'intelligenza molto acuta. Anche se a scuola faceva il limite, diciamo, perché lui ragionava così, bastava essere promosso, ma aveva molte capacità. Fausto è sempre stata una persona molto serena, socievole, ha sempre avuto tantissimi amici. Con lui era sempre tutto una grande festa. La sua mamma, infatti, racconta di come casa sua fosse sempre piena di gente, piena di gioia. Fausto amava essere sempre circondato dai suoi amici. È stato sempre un ragazzo sereno, amava le feste, la nostra casa era sempre piena di compagni di scuola quando era piccolo, anche quando ha fatto il superiore, di feste, organizzava spesso serate con pizze, con rustici, a volte si metteva a impastare lui i calzoni, quindi un ragazzo molto allegro, molto, molto, che anche a noi faceva tanta compagnia e purtroppo ne sentiamo per questo forse di più la mancanza. Fin da piccolo Fausto ha avuto un sogno nel cassetto, ha sempre avuto le idee molto chiare su cosa avrebbe voluto fare da grande, ovvero diventare un carabiniere. La mamma non era entusiasta di questa cosa, come ogni mamma credo avrebbe preferito che il figlio scegliesse un lavoro meno pericoloso, ma si abitua all'idea piano piano e vedendo quanto il figlio fosse determinato nella cosa, non può fare altro che supportarlo nella sua scelta e anzi esserne fiera. Fin da piccolo ha maturato l'idea di fare il carabiniere, contrariamente a quello che volevo io. Poi piano piano mi sono abituata all'idea, ad accettarla e ho cercato di assecondarlo in questa sua scelta. Quindi si è ritrovato ben presto a frequentare la scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, perché dall'esercito ha chiesto il passaggio per fare il militare e l'ha fatto nell'arma. Un'arma che lui ha sempre amato, non so perché, ma ha avuto sempre questa grande vocazione verso l'arma dei carabinieri. E per questo io mi sono convinta a seguirlo in questo suo percorso. Ha svolto sempre con diligenza il suo lavoro, è stato a campo profughi, è stato a Roma quando c'è stato è arrivato il presidente Bush americano, è stato mandato al Sestriere per le Olimpiadi. È stato sempre presente in occasioni importanti. Ha conseguito anche delle abilitazioni come i metal detector, le specializzazioni in armi batteriologiche e chimiche e si è sempre impegnato tanto. Amava questo lavoro e ha dato sempre il meglio di sé. Fausto era fiero del suo lavoro, orgoglioso di far parte dell'arma dei carabinieri. Infatti, aveva una grandissima cura per la sua divisa. Ci teneva ad essere sempre impeccabile, doveva sempre essere tutto perfetto. Ha iniziato questo percorso con gioia e la sua famiglia insieme a lui. Quando ha fatto il suo primo giuramento, hanno organizzato una grande festa di cui ancora conservano le foto e il bellissimo ricordo. Inizia anche a viaggiare per lavoro, svolgendo diverse mansioni. E da lì poi lui è stato mandato in diversi posti, è stato mandato a Roccella, da lì a campo profughi di Crotone, ha svolto per 3 anni e più, per quasi 4 anni, diciamo, ha fatto l'allievo. Poi è diventato effettivo tramite concorso ed è stato mandato alla stazione, destinato alla stazione di Giussano, in Lombardia. E lì il suo lavoro si è svolto soprattutto tra Macherio e Arcore nelle ville di Berlusconi. Un periodo tranquillo dal punto di vista lavorativo, anche se era per l'età che aveva, è andato via molto presto da casa. Fausto vive questo periodo con tranquillità, per quanto comunque senta il distacco dalla famiglia
essendo, come abbiamo visto, molto legato a loro. E ci hanno messo un po' ad abituarsi alla lontananza, sia lui sia i suoi genitori. Ma questo distacco in realtà non faceva che rendere ancora più speciali i giorni in cui finalmente si riunivano, che diventavano una scusa, diciamo, per fare festa, per cenare tutti insieme. Quindi c'è stato forte questo distacco, almeno l'abbiamo vissuto sia noi che lui con fatica, però aspettavamo con gioia i suoi ritorni a Natale, a Capodanno, o a volte faceva tante notti per potersi fermare un po' in più. Ma tutto sommato è stato un periodo bello, sereno, noi siamo stati anche a trovarlo, aveva tanti amici anche lì, era ben voluto. Andava in palestra anche lì, svolgeva una vita abbastanza normale, anche se il suo desiderio era sempre di tornare prima o poi di avvicinarsi, in Calabria. Noi siamo di Reggio Calabria, infatti. Quindi l'obiettivo di Fausto è quello di farsi trasferire stabilmente più vicino alla sua famiglia, cosa che poi finalmente ottiene nel 2011, anno in cui viene trasferito di nuovo a Reggio Calabria, più precisamente nella cittadina di Oppido Mamertina, che è una cittadina a circa un'ora di macchina da Reggio. Questo posto, questa cittadina, ha una realtà ben diversa da quella a cui era abituato Fausto, ma almeno in questo modo poteva riunirsi ai suoi genitori, infatti torna a vivere a casa insieme a loro. Lui era uno comunque che si adattava senza nessun problema ai cambiamenti, anzi, tutte le persone che sono entrate o sono passate dalla vita di Fausto lo ricordano come uno che aiutava sempre gli altri nelle loro difficoltà. Quando veniva, prima di essere trasferito, magari si rincontrava con i compagni di scuola, facevano delle rimpatriate qui, anche a casa, a Natale faceva un albero che era più alto quasi a sfondare il tetto, lo preparavamo insieme, infatti sono 5 anni che quest'albero è rimasto posato e non l'abbiamo più rifatto. Questo era Fausto. Fausto era un ragazzo allegro che amava gli altri, molto altruista, molto. Verso gli amici, verso tutti. Con me aveva un rapporto particolare. Forse perché era più piccolo, io l'ho coccolato di più, ero più matura forse quando è nato. Comunque avevamo un rapporto, un legame veramente troppo, troppo forte. E per questo ne sento tanto il distacco e la mancanza. Ci volevamo un bene particolare. Mi fa molto male, mi fa molto male. Nel periodo in cui Fausto lavora nella cittadina di Oppido Mamertina, conosce una ragazza con cui inizia una relazione. Questo rapporto, però, a detta della mamma Mariangela, non è molto sano. I due hanno da sempre svariati problemi, anche economici. Come abbiamo già visto, Fausto era sempre pronto ad aiutare gli altri, era molto generoso e supporta economicamente in molte cose sia la ragazza che il padre di questa ragazza, che nel corso di quella relazione durata 3 anni aveva chiesto a Fausto anche un prestito di 20.000 euro per risolvere alcune difficoltà economiche legate alla sua attività, che lui, Fausto, gli aveva concesso. Il tempo passava però e questi 20.000 euro non venivano mai restituiti a Fausto, così dopo un po' lui e il papà della ragazza si mettono d'accordo che avrebbe estinto il debito a 200 euro al mese, così sarebbe stato più facile per lui riuscire a restituire tutti quei soldi. Ma l'impressione della mamma di Fausto è che non ci fosse davvero l'intenzione di estinguere quel debito. I 200 euro infatti venivano dati un po' sporadicamente. Nel frattempo le cose tra Fausto e la sua ragazza iniziano a peggiorare, fino a non andare proprio più. Per un periodo di tempo infatti fanno un po' tira e molla, si lasciano, si riprendono. Questo fino a maggio-giugno del 2016, quando la ragazza decide di lasciarlo definitivamente. Fausto, come potete immaginare, soffre per questa rottura, nel senso che ci rimane male, stavano insieme da 3 anni e abbiamo anche parlato tante volte di come non sia facile uscire da queste storie un po' malsane che portano in un certo senso quasi dipendenza.
Ma dall'altro canto Fausto sapeva che quella fosse una storia destinata a finire, quindi voglio farvi capire che da quello che ho capito Fausto non era eccessivamente distrutto per la fine di questa storia, ma ne ha sicuramente sofferto. In più, quella non era una situazione facile. Il padre della ragazza era contrario alla rottura di questo rapporto e c'era anche questo debito in sospeso di 20.000 euro da sanare, quindi era una situazione un po' complessa. Ora, prestate attenzione. La mattina del 22 luglio del 2016 Fausto deve andare a lavoro e deve fare il turno dalle 7 del mattino alle 15. Sua mamma quella mattina a quell'ora è ancora a letto, ma suo padre è sveglio. Gli prepara il tè, come ogni mattina, si salutano, Fausto esce e rimangono che si sarebbero rivisti alla fine del suo turno. Verso ora di pranzo, alle 13 e un quarto, Fausto telefona a sua mamma per raccontarle che quella mattina aveva scoperto una cosa riguardo alla sua ormai ex fidanzata. Aveva scoperto che si fosse fidanzata con un altro uomo. La mamma racconta che Fausto, durante questa telefonata, era abbastanza tranquillo. Come abbiamo visto, aveva un rapporto molto stretto con sua madre, quindi era solito raccontarle e condividere con lei cose come quella. Maria Angela gli risponde: "Ma sì, che te ne frega, no? Lascia perdere, tanto ormai con te non sta più, quindi è libera di stare con chi vuole, anzi, meglio così." A quel punto erano passati circa 2 mesi dalla loro rottura. Riagganciano il telefono e poi, dopo un'oretta, Maria Angela lo richiama verso le 14:10. Poi l'ho richiamato io verso le 14:10, una cosa del genere, ma lui mi ha detto che era impegnato, che stava lavorando, che era con il comandante. Quindi una voce normale, una voce che non mi ha destato nessuna preoccupazione, né ha potuto far nascere in me nessun pensiero di apprensione. Le ore passano, si fanno le 17 e Fausto ancora non era tornato a casa. E ricordate, il suo turno finiva alle 15. La cosa di per sé non era molto strana, in quanto era successo anche altre volte che ritardasse. Maria Angela allora prova a telefonargli di nuovo, svariate volte. Lo chiama sia al suo cellulare, quello privato, sia su quello di servizio, ma non riceve nessuna risposta. La mamma, Maria Angela, non ha nessun motivo per preoccuparsi, anzi, il suo primo pensiero è stato che fosse andato dalla ex fidanzata per chiarirsi, per parlare, avendo fatto quella scoperta solo poche ore prima. Anche perché, a quanto pare, il padre della ragazza lo aveva contattato solo pochi giorni prima. Come vi ho anticipato, il padre della sua ex era contrario alla fine di quel rapporto e aveva provato più volte a far riavvicinare i due giovani. Solo pochi giorni prima, infatti, lo aveva contattato per parlargli di alcune cose, riguardanti quel debito che avevano in sospeso e pare che gli abbia anche provato a fare, diciamo, pressione, diciamo così, chiedendogli di riavvicinarsi a sua figlia, di darle un'altra possibilità, di farsi avanti e provare a riconquistarla. Ma verso le 18 ancora nessuno aveva notizie di Fausto, quindi Maria Angela decide di telefonare ad un suo collega per capire dove fosse e quando sarebbe tornato a casa. All'ora di cena, ancora di Fausto, nessuno ha notizie. Ho pensato di chiamare un suo collega che era di Messina, per vedere se fosse stato di servizio a Reggio, se l'avesse visto. E mi ha risposto che era in pattuglia, che l'aveva incontrato, si erano accordati per fare la domenica successiva un turno insieme e anche lui sapeva di questo nuovo fidanzato che doveva avere questa ex di mio figlio e si erano accordati di lavorare insieme proprio per poterne parlare. E mentre parlava con me, poi a un certo punto mi ha salutato perché aveva ricevuto una chiamata dalla centrale operativa. Sua mamma ormai è in pensiero, ma si aspetta di vedere arrivare la sua macchina dalla finestra da un momento all'altro. E invece, verso le 22, quindi molte ore più tardi, vede arrivare tantissime volanti dei carabinieri che si dirigevano verso casa sua. Ma lì per lì Mariangela non pensa neanche che fossero lì per lei.
Questo finché non suonano alla sua porta. E all'inizio le dicono che Fausto era stato coinvolto in un incidente, ma sembrano non voler approfondire la questione. Ma dopo tanta insistenza da parte di Mariangela, le comunicano infine la verità, ovvero che Fausto non c'era più, era morto. Ho visto tutte queste macchine dei carabinieri che venivano verso casa mia e erano già quasi le 22 circa. Ma io non lo so perché non ho focalizzato che fossero per me in quel momento. E una volta saliti sopra c'erano anche dei colleghi di Fausto, questo col quale io avevo parlato, c'erano anche dei graduati, e adesso non ricordo, so che c'erano tantissimi, c'era un cappellano, una psicologa. E hanno cominciato col dirmi che Fausto aveva avuto un incidente. Io ho chiesto più volte se era un incidente di macchina, se era grave, dove fosse stato ricoverato. E a un certo punto, dopo tanta mia insistenza perché volevo andare dove era mio figlio, mi è stato detto: Fausto non c'è più. E lì è finito tutto. Mi è crollato il mondo addosso e tante cose non le ricordo perché mi hanno sedata. Questa parola mi è rimasta sempre ferma nella mente e da lì è partito tutto. Da quel momento i ricordi di Mariangela sono un po' confusi. Quando ha preso la tragica notizia era talmente distrutta che hanno addirittura dovuto sedarla. I giorni seguenti sono un po' una nebbia. Mariangela voleva sapere esattamente che cosa fosse successo, ma come risposta riceveva sempre la stessa: stiamo effettuando le indagini. L'unica cosa che le avevano detto quella sera stessa era che Fausto era stato colpito da due colpi di pistola alla testa e da subito le fanno anche una domanda un po' strana. Le chiedono se suo figlio fosse mancino, al che Mariangela risponde di no, Fausto era destrorso. Nei giorni successivi Mariangela chiede di poter avere il corpo di suo figlio a casa con sé per poter fare una veglia con la bara aperta e poterlo vedere un'ultima volta, ma le rispondevano sempre che stavano facendo le indagini, dovevano anche ancora fare l'autopsia. Quindi non potevano. Passa altro tempo e l'autopsia per qualche motivo si decide di non farla. Solo anni dopo, nel 2019, Mariangela, col sostegno di un giudice, riuscirà ad ottenerla. Ma chiaramente, dopo così tanto tempo, non è stato mai trovato nulla. Comunque, dopo 2 giorni, Mariangela può fare la veglia e anche i funerali, in cui saluta per l'ultima volta Fausto, suo figlio. E poi dopo il funerale più nulla, sono scomparsi tutti. Sono scomparsi tutti, amici e non amici, tutti completamente. Altro che grande famiglia. La grande famiglia era solo mio figlio ad amarla. Per Fausto non c'è stato più nessuno. Per Mariangela quello è solo l'inizio di un periodo nero di confusione, di domande senza risposta e di solitudine. Ma essendo la donna forte che è, si fa coraggio, riprende lucidità e si approccia alla procura, decisa ad ottenere delle risposte. Che cosa era successo esattamente a suo figlio? Come stavano andando queste indagini che stavano svolgendo? Beh, amici, quello è il momento in cui scopre che solo 3 giorni dopo il funerale la procura aveva chiesto l'archiviazione del caso. Secondo loro si era trattato di un suicidio. Mariangela legge i reperti, guarda le foto, cosa che posso solo immaginare quanto possa essere stata dolorosa, e rimane un attimo sconvolta. Come potevano voler archiviare quel caso come suicidio? Era assurdo. Adesso entrerò un po' di più nei dettagli di come è stato trovato Fausto, così che voi possiate farvi la vostra idea. Dunque, Fausto era stato trovato senza vita intorno alle 18 del 22 luglio, in una zona poco lontana da dove lui lavorava. Un'area che non era proprio un posto isolato, anzi, in fondo alla strada c'erano diverse abitazioni. Viene trovato infatti da una signora che viveva e lavorava proprio in quella zona e che sarà l'unica testimone.
Quella signora dichiara di aver visto Fausto verso le 3 meno 10 quel pomeriggio e di averlo riconosciuto. Lo aveva visto altre volte, dato che passava di lì molto spesso, sapeva che fosse un carabiniere che lavorava lì. Quel giorno questa signora era passata da quella strada molte volte per fare diverse commissioni e tutte le volte aveva visto la macchina di Fausto parcheggiata. Si era insospettita l'ultima volta che era passata di lì, notando che la macchina di Fausto fosse nel punto esatto in cui l'aveva vista ore prima e attratta anche dalla musica ad alto volume che proveniva dalla vettura, si era avvicinata e così aveva trovato il corpo. Poi la signora sicuramente abita, credo, in quelle case che ci sono lì subito dopo dove è stato ritrovato mio figlio. Passando più volte ha visto sempre la macchina ferma lì, però è solo l'ultima volta, la quarta volta, si è accorto che mio figlio era morto là dentro. Non lo so se in realtà lei vedeva la macchina e il corpo non c'era, è stato messo dopo. Questo nessuno ha mai pensato di interrogare nuovamente la signora nei minimi particolari. Ci sono tante cose che mi lasciano perplessa, oltre il dolore che naturalmente mi porto dietro e che nessuno mi toglierà più, perché il figlio manca a me, giustamente. Poi chiusa la porta, come si suol dire, il problema è di chi ce l'ha. La sua auto era sistemata nel modo in cui era solito sistemarla prima di guidare per tornare a casa. Aveva piegato il parasole, aveva sistemato il cappello della sua divisa per bene dentro alla busta in cui lo riponeva di solito. Si era anche tolto la bandoliera, che è quella specie di marsupio che fa sempre parte della divisa dei carabinieri, lo aveva appoggiato lì sul sedile e la musica appunto era accesa e a volume molto alto. Fausto riportava due fori di proiettile alla testa, uno che lo aveva colpito provocando una ferita ma senza perforare la scatola cranica e l'altro invece che era stato quello fatale. L'arma da cui erano partiti questi due colpi, che era la sua pistola d'ordinanza, era stata trovata non impugnata ma appoggiata alla sua mano vicino al cambio. Mariangela scopre anche che in tutti quei mesi che avevano passato nel dirle che stavano svolgendo le indagini, che stavano indagando, non avevano fatto delle cose basiche, nel senso che non avevano isolato la scena del crimine, non avevano rilevato le impronte dalla macchina, non avevano fatto lo stub, che sarebbe la tecnica per la rilevazione dei residui da sparo, non avevano fatto nulla di tutto ciò, non avevano neanche interrogato per bene quella che era l'unica testimone. E queste sono cose che dovrebbero essere fatte di base in una circostanza del genere. Ma poi, scusate, ma due colpi di pistola? Chi si spara due colpi di pistola per uccidersi? Fausto inoltre aveva una bruciatura sul collo all'altezza della gola, come se qualcuno gli avesse appoggiato qualcosa di rovente, forse la canna di una pistola? Anche la divisa che noi abbiamo chiesto tramite i nostri consulenti per poterla fare analizzare, non si sa perché, anzi io l'avevo chiesta addirittura da sola, senza manco avvocato la prima volta, la prima richiesta, ed è andata distrutta. Le scarpe per analizzarle e vedere se è sceso dalla macchina, perché se Fausto aveva l'iPhone in tasca, cosa che non faceva mai, o è sceso dalla macchina o gli è stato messo da qualcuno, perché Fausto l'iPhone grande nella tasca dei pantaloni e l'arma non l'avrebbe mai messo perché è poco profonda. Ma come se non fosse già tutto estremamente strano, c'è una cosa, un particolare che a Maria Angela fa storcere il naso. Lei conosceva Fausto meglio di chiunque altro e penso che tutte le mamme che mi stanno guardando capiranno cosa intendo. Oltretutto, lei viveva insieme a Fausto, quindi conosceva le sue abitudini, i suoi gesti. Tutto di lui, molto bene. Beh, a Fausto era stato ritrovato l'iPhone in una tasca dei pantaloni della divisa, cosa che a chiunque può sembrare assolutamente normale, ma Mariangela sa per certo che questa è una cosa che Fausto non faceva e non aveva mai fatto. Non era proprio sua abitudine tenere il cellulare in quella tasca dei pantaloni della divisa perché era una tasca poco profonda e per quanto sia un dettaglio che può sembrare a molti insignificante, è stata proprio una cosa che ha fatto scattare un campanello d'allarme in lei. Ma questa non è l'unica cosa bizzarra. Ascoltate. Poi un altro particolare, la cintura allacciata di sicurezza. Fausto non lo usava mai la cintura, se l'è messa per spararsi, mi sembra una cosa molto illogica.
uno che si vuole ammazzare si leghi con la cintura, i piedi posizionati ben bene, uno sul freno, l'altro sulla frizione, gli occhiali da sole buttati fuori dalla macchina. E a noi ce li hanno portati a mano. E poi mancavano le chiavi delle manette, le chiavi qualcuno le ha prese, non potevano mancare. Tra le cose che non sono state fatte c'è anche il controllo dei cellulari di Fausto. Nessuno ha mai pensato di controllarli. Ha dovuto farlo Mariangela a sue spese. E in quell'area, a quanto pare, non c'erano neanche telecamere nei dintorni. Inutile dirlo, ormai lo sapete, non ci sono mai telecamere e se ci sono, non funzionano. Come abbiamo visto in altri video di casi simili a questo, il suicidio non è mai un gesto improvviso. Fausto non aveva mai dato segni di depressione o squilibrio, anzi, si era organizzato con i colleghi per dei cambi turno per poter stare insieme. Aveva, per esempio, giocato la schedina solo qualche giorno prima, aveva fatto tanti progetti, doveva andare ad un matrimonio di un suo amico, a breve aveva già scelto l'abito da indossare, era ambiziosa, aveva fatto anche progetti futuri per il suo lavoro, voleva riuscire ad entrare nella squadra antiterrorismo a Vicenza. Si era appena comprato l'iPhone nuovo, il televisore nuovo con cui aveva in programma delle serate insieme a dei suoi amici, aveva in programma di guardare la partita insieme. E tra l'altro, quando aveva comprato proprio queste cose, questo iPhone e il televisore, pochissimo tempo prima della sua morte, aveva proprio detto a sua madre che finalmente, dopo la rottura con la sua ex, poteva permettersi di viziarsi un po', di farsi dei regali e quello era proprio quello che aveva intenzione di fare. Insomma, tutte queste cose, tutti questi comportamenti non sono assolutamente tipici di chi sta pensando di togliersi la vita. A quel punto Mariangela decide di rivolgersi a qualcun altro. Ho preso le foto e le ho portate da un medico legale di nostra conoscenza, che a livello anche nazionale e internazionale è conosciuto, il dottore Barbaro, il quale, vedendo le foto, ci ha chiamati. Anche lui ha chiesto se mio figlio fosse stato mancino. Anche a lui abbiamo detto di no, perché non lo era. E lì ha detto: non è un suicidio, ma è stato suicidato, che è diverso. Perché loro parlano che si è suicidato con la pistola d'ordinanza. Una pistola, ripeto, appoggiata nelle mani. Poi gli schizzi ematici, come ha visto anche il generale Garofano e anche il dottore Barbaro, ci sono più a sinistra che a destra. La mano è tutta coperta di macchie di sangue, invece doveva rimanere, secondo i consulenti, dove c'era la pistola, doveva rimanere almeno pulita. E poi non poteva rimanere certamente la pistola in mano. Questo è iniziato il nostro calvario, non solo per la perdita di Fausto, ma per mettere avvocati e persone competenti, avere relazioni da persone che conoscono la materia, e tutti sono stati d'accordo finora nel dire che Fausto è stato ucciso. Quindi persino questo famoso medico legale conferma i dubbi di Mariangela. Fausto non si è tolto la vita. Qualcuno lo ha ucciso e ne ha simulato il suicidio. C'è un particolare che fa riflettere. Il braccio sinistro di Fausto è stato trovato tutto sporco di sangue. Questo suggerisce che Fausto abbia usato la mano sinistra per compiere quel gesto, ma Fausto, come già detto, era destrorso. Questo spiegava la domanda, quella domanda che era stata più volte posta a Mariangela, ovvero se suo figlio fosse mancino. Ma Fausto non lo era, quindi qualcosa evidentemente non tornava. Inoltre, non aveva senso la posizione dell'arma che era stata appunto trovata appoggiata alla mano. Un'altra cosa molto strana e che Mariangela ha scoperto tempo dopo è: vi ricordate quel giorno, il 22 luglio, il giorno in cui Fausto è morto? Lui e sua mamma si erano sentiti al telefono, giusto? E poi lei lo aveva richiamato verso le 14 e lui le aveva detto che l'avrebbe richiamata perché in quel momento era insieme al comandante e non poteva parlare. La madre dice che il momento in cui aveva detto di essere col comandante era stato l'unico momento in cui aveva avvertito una piccolissima esitazione nella sua voce, a cui ovviamente non aveva mai dato peso, ma successivamente aveva scoperto che il comandante quel giorno non era neanche in turno, non c'era. Quindi quella era una bugia.
Con chi era Fausto in realtà? Che sia quella la chiave di tutto. Da quel momento in avanti la famiglia di Fausto ha impiegato tutto il suo tempo e il suo denaro a lottare contro questa archiviazione assurda. Hanno consultato altri esperti in materia, tutto sempre a proprie spese, e tutti fino ad oggi sono d'accordo con lei. Fausto non si è ucciso. Ad oggi le indagini sono ancora aperte, sono stati scelti i RIS di Messina che faranno gli ultimi aggiornamenti. Anche il giudice propende più per una situazione di omicidio anziché per un suicidio. Io non so se a questo si arriverà mai, perché sono 5 anni in cui noi abbiamo dato tutto il nostro supporto, ci siamo dedicati completamente a questo, perché se mio figlio è stato ucciso non è giusto che un delinquente vada in giro uno o più di uno. Come penso io, sì, più di uno, perché loro dicono che non aveva segni di colluttazione, però potrebbe anche darsi che fosse più di uno e l'abbiano tenuto. Ecco perché lo sparo di striscio fu quello mortale. Ci sarebbero tante ipotesi che non spetta a me fare, ma credo che lo debbano fare per bene, le persone competenti e non a caso. La procura per 2 volte ha tentato l'archiviazione del caso, ma fortunatamente il giudice tutte e 2 le volte lo ha riaperto, perché anche lui, come la famiglia di Fausto, non ha mai creduto alla teoria del suicidio. Secondo loro, si sarebbe tolto la vita per amore. Ma Fausto e la ex si erano lasciati appunto quasi 2 mesi prima e lui per quei 2 mesi ha vissuto tranquillamente, è andato a lavoro tutti i giorni e tutti i giorni aveva con sé la pistola, quindi perché non compiere quel gesto prima? Perché aspettare tutto quel tempo? Chiaramente hanno anche ipotizzato che la causa scatenante possa essere stata la scoperta della nuova storia della ex, ma Maria Angela racconta che Fausto sapesse già da tempo che la ex aveva iniziato a frequentare un altro. O meglio, ne aveva sempre avuto il sospetto, quindi quella scoperta in realtà era stata più una conferma di qualcosa che già praticamente sapeva. E penso che tutti possiamo empatizzare con questa cosa e sarete tutti d'accordo con me quando dico che quando finisce una storia, anche se si tratta di una di quelle storie che sono sbagliate per noi, è sempre un po' destabilizzante quando si scopre che l'altra persona è andata avanti e si è messa con un altro, soprattutto se ci abbiamo passato degli anni insieme, soprattutto se lo scopriamo a così poca distanza di tempo, dopo solo 2 mesi. Quindi sì, Fausto magari è stato un po' destabilizzato dalla cosa, ci sarà anche rimasto male, ci sarà anche stata quella punta di gelosia di cui avrebbe parlato volentieri col suo collega, con cui si era infatti messo d'accordo per essere in turno insieme giorni dopo, proprio per parlare di quella cosa lì, come è normale che sia tra amici. Ma che questo sia il motivo che ha portato Fausto a compiere un gesto così estremo? No, io non lo penso, sua mamma non lo pensa, la sua famiglia non lo pensa e molti esperti non lo pensano. Ma quindi chi è stato? Fausto era una persona meravigliosa, anche dove lavorava a Bagaradi, tutti hanno bei ricordi. Certo, ha partecipato anche ad operazioni pesanti, ma non credo che solo lui c'era, per cui qualcuno poteva ripercuotere su di lui qualche arresto o qualcosa. Questo non credo personalmente, perché queste operazioni si fanno in tanti, non lo fa uno solo. Però a qualcuno Fausto ha dato fastidio. Probabilmente c'è stato un qualcosa che ha spinto qualcuno a farlo fuori. Io non posso condannare nessuno, però una cosa è certa, che io, mio figlio è stato ucciso, a me è stato tolto un figlio, mi hanno rovinato la vita. Non intendo continuare a vivere così, perché anche gli altri figli hanno perso una mamma, perché io sono sempre con questo tormento nel cuore. Fausto aveva solo 34 anni, aveva una vita ancora da vivere, è stato tolto a noi, gli è stata stroncata la vita a lui, e non reputo che sia una cosa giusta. E io ho dato un figlio allo Stato, anche l'arma avrebbe dovuto fare la sua parte e vedere. Le domande qui sono tantissime. Perché non sono state fatte le indagini come si deve? Perché non è stata fatta subito un'autopsia? Ci sono tante omissioni
La prima cosa viene fatta l'autopsia. A maggior ragione un appuntato scelto dell'arma dei carabinieri. L'arma è una grande famiglia, noi apparteniamo, anche se Fausto è morto, ancora a questa grande famiglia e mi auguro che dimostrino di esserlo. La famiglia di Fausto sta sacrificando tutto quello che possiede per riuscire ad avere risposte, per riuscire ad ottenere la verità, ad ottenere giustizia. Le spese da sostenere per questo genere di cose sono estremamente alte, infatti Maria Angela ha dovuto mettere in vendita persino la sua casa, tutto quello che ha. Ci sono tante tante cose che potevano essere fatte e non sono state fatte. E io magari sono arrivata a non avere più nulla, tanto da mettere in vendita anche l'unica casa che abbiamo, per una situazione che può darsi che non mi porta neanche a nulla perché non sono state fatte le cose principali nel momento giusto. Archiviare tutto così, con superficialità, lo ritengo illogico per ogni famiglia, per ogni madre, soprattutto per un appartenente all'arma, perché l'arma doveva fare quello che ho fatto io, non chiedere l'archiviazione. L'arma doveva fare quello che sto facendo io, che sono arrivata a non avere più un euro in tasca. Erano tutte cose che avrebbero dovuto far loro, perché era mio figlio, ma era un figlio dell'arma. Mio figlio è centrato ragazzo per vocazione. E dovevano vedere e di fare qualunque cosa pur di arrivare alla verità, perché è morto un uomo dello Stato, appartenente allo Stato. A me non lo ridarà più nessuno, mio figlio, purtroppo, perché se ci fosse un modo anche darei la mia vita. Non oso immaginare il dolore di Maria Angela, il dolore di tutta la famiglia, degli amici di Fausto. Provo una grandissima stima nei confronti di questa donna che sta lottando praticamente da sola contro un'ingiustizia. Questo è il mio racconto doloroso di una madre che ha perso un figlio. Non auguro a nessuna madre di piangere e di seppellire i propri figli, perché doveva essere il contrario. A me è stata rovinata la vita, a tutta la mia famiglia. Noi non abbiamo più serenità, non abbiamo più nulla. Fausto manca prepotentemente perché era troppo allegro, era un ragazzo intelligente, vivace, altruista. Una volta stavamo andando all'aeroporto, a costo di perdere l'aereo, se c'era stato un incidente, lui si è fermato a tirare fuori una bambina che era rimasta nella macchina, anche a rischio di perdere l'aereo. Questo era Fausto, era un ragazzo buono. Era buono d'animo, e poi chi è stato a ucciderlo io non lo so. La procura deve fare le indagini e deve trovare i colpevoli. Possono passare anche 20 anni, 30 anni, magari io non ci sarò più, come tanti altri casi. Ma mio figlio è stato ucciso, non si è suicidato. Questo, oltretutto, è un mese particolarmente difficile per Maria Angela perché il 13 gennaio Fausto avrebbe compiuto 40 anni. E da come avrete capito anche da questo video, Fausto avrebbe sicuramente voluto organizzare una grande festa con tutta la sua famiglia, con tutti i suoi amici. Sarebbe stato un grandissimo evento che avrebbe voluto sicuramente festeggiare con gioia. Quindi mando davvero un grande abbraccio di solidarietà alla famiglia di Fausto. Spero con questo video di dare un po' più di visibilità alla storia. Spero con le nostre donazioni di poter aiutare anche in piccola parte Maria Angela. Sono sicura che ci sia ancora tanto da dimostrare. Tanta verità da scoprire. Amici, trovate tutti i link sotto in descrizione se volete donare qualcosa. Non dimenticate, in questo caso più che mai, sapete che non ve lo chiedo mai, ma in questo caso sì, di condividere questo video più che potete, di lasciare uno o più commenti, di mettere un like al video così che l'algoritmo possa proporlo a più persone possibili, così che abbia più visibilità possibile. E come sempre, amici, io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e come al solito ci rivediamo al prossimo video. Ciao!